Adesso vogliamo vedere un procedimento che si chiama procedimento di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Prima di fare questo procedimento, anzi prima vediamo la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, però prima ancora andiamo a considerare come si fa la proiezione di un vettore su un altro vettore. Allora voi avete due vettori, V e V doppio. Allora voi volete fare la proiezione ortogonale di V su V doppio. Cosa significa? Significa tirare, per esempio se siamo in F2, significa tirare, allora entrambi i vettori partono dall'origine, dall'estremità di V la perpendicolare a V doppio e il punto dove atterra tale perpendicolare, il vettore che connette l'origine a questo punto qua, questa è la proiezione su V doppio di V. Ok? Quindi andiamo, proiezione ortogonale di un vettore V lungo un altro vettore V. Allora, per poter definire questa proiezione devo avere un prodotto scalare. Allora, voi potete tranquillamente immaginare che se siamo in Rn il prodotto scalare sia quello canonico, se siamo tra due funzioni sia il prodotto che abbiamo introdotto tra due funzioni continue, per esempio. Allora, chi è la proiezione lungo W di V? Questa, per definizione, non è altro che V scalare W fratto W scalare W V. W. Ok? Allora, osserviamo, osservazione, se io prendo V e ci sottraggo la proiezione lungo il vettore W di V e vado a fare il prodotto scalare con W, chi è il vettore risultante? Il vettore risultante, quando faccio la differenza, è questo vettore qua, e quando andrò a fare il prodotto scalare con W, secondo voi quanto viene? Deve venire 0 se la proiezione è ortogonale, no? Quindi se viene 0 vuol dire che questa definizione va d'accordo con quello che abbiamo detto geometricamente. Se non viene 0 dobbiamo tornare indietro sui nostri passi, va bene? Andiamo a sostituire. Quindi cosa viene? Viene V meno V scalare W fratto W doppio scalare W doppio scalare W doppio. Ma come si fa il prodotto scalare? Viene V scalare W doppio, questo scalare questo, poi meno, questo è un numero, questi sono numeri, si possono portare fuori, quindi viene V scalare W doppio fratto W doppio scalare W doppio, e qua cosa mi rimane? Mi rimane V doppio scalare W doppio. Allora ovviamente V doppio scalare W doppio, siccome V doppio ovviamente è, il vettore non, è un vettore non nullo, quindi questo numero è diverso da 0, questo si semplifica, rimane questo meno questo che fa esattamente 0. Quindi vedete che questa definizione qui va perfettamente d'accordo col fatto che se io da V sottraggo la sua proiezione ortogonale lungo W doppio e faccio il prodotto scalare con W doppio, mi viene 0. Cioè V meno la proiezione ortogonale lungo W doppio è ortogonale a V. Esattamente la situazione che abbiamo descritto qua. Prendo V, faccio la proiezione, ce la tolgo, quello che rimane è ortogonale. Oh. In un certo senso
in un certo senso io sto risolvendo anche un problema di distanza. Secondo voi, se io voglio fare la distanza di questo punto, chiamiamolo P, da questa retta, chiamiamola R, cioè la retta che prolunga W, come si farà la distanza? Si deve fare proprio il segmento di perpendicolare, cioè PH. Quindi chi è la distanza di P da questa retta R? È esattamente la norma, se vi ricordate, la lunghezza di V meno la proiezione ortogonale. Quindi la proiezione ortogonale posso anche scrivere così, la proiezione lungo W di V è uguale a lambda V, lambda W, dove lambda è, diciamo, è il valore che rende minimo la norma di V più lambda W. Minimizzare questa funzione, minimizzare il suo quadrato è la stessa cosa. Chi è la norma? Per definizione la norma al quadrato si fa facendo il prodotto scalare del vettore con se stesso. Ok? Allora, se ci fate caso, questo qui altri non è, possiamo scriverlo così, V scalare V più lambda W scalare V più V scalare lambda W più lambda W scalare lambda W uguale V scalare V più due volte lambda V scalare W, grazie alla simmetria e al fatto che il prodotto scalare lineare, più lambda quadro W scalare W. Allora, noi vogliamo che questa espressione sia minima. Facciamoci l'esercizio. Quando è che questa espressione è minima? Quando, allora, la deriviamo rispetto a lambda, ma questa qua chiamiamola Q di lambda. Allora, facciamo Q' di lambda. Chi è Q' di lambda? Allora, Q di lambda è un polinomio di grado 2. Questa qua rispetto a lambda è A un coefficiente per lambda quadro più un coefficiente per lambda più una costante. Quindi è un polinomio di grado 2. Possiamo anche ricavare il vertice di questa parabola, però è più facile se noi prendiamo questa, la deriviamo rispetto a lambda. Quanto viene? Viene 2 lambda W scalare W più 2 W scalare W. E allora la derivata nel punto di minimo deve fare 0, no? Poi c'è una parabola rispetto a lambda, nel punto di minimo la derivata deve fare 0. Quello è l'unico punto di minimo, perché la parabola ha, siccome W scalare W è maggiore di 0, ha la concavità rivolta verso lambda. Adesso, se questo è uguale a 0, che vuol dire? Che lambda deve essere uguale a meno Q scalare W fratto W scalare W. Ok, perché mi è venuto col meno? Dovevo mettere meno qua,
in realtà meno, qua viene più perché sono due meno, quindi qua veniva meno e qua viene più. Mi era venuto col meno perché qua ci avevo messo più. Se invece mettete che V meno la proiezione, come ho fatto qui, scalare W deve fare 0, allora, oppure deve avere lunghezza minima, lambda vi viene esattamente qua mi veniva meno, quindi portando dall'altra parte questo lambda qua, questo coefficiente qua, e vedete che si accorda perfettamente con quello che abbiamo detto. Quindi dire che la proiezione si fa tirando l'ortogonale da V a W e andando a vedere dove cade, oppure dire che si prende un multiplo di W in maniera tale che la differenza scalare W faccia 0, oppure dire che si prende un multiplo di W in maniera tale che V meno lambda W abbia lunghezza minima, la norma, cioè la lunghezza, cioè la radice quadrata del prodotto scalare del vettore con se stesso, è la stessa cosa. Quindi la proiezione risolve due problemi in uno. Uno, trovare quel vettore proporzionale a W tale che la differenza V meno questo vettore sia ortogonale a W. Questo è ortogonale. Due, trovare quel vettore proporzionale a W che atterra sul punto più vicino a P, lungo questa rete. È chiaro che è la stessa cosa, per quale motivo? Perché se io il punto lo prendo più in avanti o più indietro, questo qua è un triangolo rettangolo. Questa distanza qui è sempre più corta di questo, perché questo è un catete e questa è l'ipotenusa. Quindi il punto più vicino a P è esattamente il piede della perpendicolare. Quindi quando andiamo a imporre questa condizione, se facciamo i conti, ci ritroviamo esattamente lo stesso valore di prima. Ci siamo fino a qui, quindi questo è facile. Come si fa la proiezione di un vettore V lungo un altro vettore V doppio? Si fa il prodotto scalare, si divide per la norma quadrata di V doppio e poi si moltiplica per V doppio. Ok, adesso andiamo a dimostrare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Allora, prendiamo lo spazio vettoriale col prodotto scalare V spazio vettoriale su R con un prodotto scalare qualunque. Questo va bene per le funzioni, va bene per i vettori in Rn, va bene se qualunque spazio vettoriale reale col prodotto scalare. Allora, innanzitutto chiamiamo norma di V la radice, per definizione, la radice quadrata di V scalare V. Già l'ho detto, però meglio definirlo formalmente. Che è la norma, la radice quadrata del prodotto scalare di un vettore della stessa. Ovviamente questa norma è maggiore o uguale di 0, la norma di V è uguale a 0 se e solo se V è il vettore nullo. Cioè la norma sarà sempre interpretata come la lunghezza, ok? Allora, disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.
cosa dice la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz? Dice che la che busca l'ar W in valore assoluto è sempre più piccolo di norma V norma V. Ok? Se vi ricordate, questa già l'abbiamo usata, anche se non l'avevamo ancora dimostrata, quando andavamo a parlare dell'angolo tra due vettori. Perché l'angolo tra due vettori chi è? Senza modulo devo fare la divisione e poi devo fare l'arco coseno. E allora l'arco coseno lo posso fare solo se quel rapporto viene compreso tra meno 1 e 1. Ma lì c'è scritto appunto che quel rapporto viene compreso tra meno 1 e 1, perché il modulo viene da 0 e 1. Allora, la dimostrazione è abbastanza semplice. Allora, se W è uguale a vettore nullo, viene 0 uguale 0. E qua motivo? La norma qua mi viene 0, il prodotto scalare del vettore nullo con qualunque vettore viene 0, quindi qua mi viene 0 uguale 0. Quindi sto. Diciamo, ok. Se W non è il vettore nullo, è diverso dal vettore nullo, allora W scalare W viene diverso, viene maggiore di 0. Prendiamo V più lambda W e andiamo a fare il prodotto scalare con se stesso. Sappiamo che questo è maggiore o uguale di 0 per ogni lambda numero reale. Per quale motivo? Perché il prodotto scalare è definito così. Chiaro? Andiamo a sviluppare, allora viene 0 minore o uguale della norma di V al quadrato più due volte lambda V scalare W più lambda quadro W scalare W. Questo è lo stesso sviluppo che abbiamo fatto prima, cioè il più e quindi vengono più. Tutta questa roba noi sappiamo che deve essere minore, scusate, maggiore o uguale a 0. Adesso cosa faccio? Scelgo lambda uguale a meno V scalare W fratto W scalare W. Ah, quindi scelgo proprio quel pezzetto che deve essere ortogonale a W, no? Perché quando andate, se vi ricordate, sto mettendo esattamente, ci sto togliendo esattamente la proiezione, meno quello significa che quando vado a sostituire mi viene meno la proiezione ortogonale. Andiamo a fare la sostituzione. Cosa viene? Viene 0 più piccolo di norma di V, qua potevo scrivere norma di W al quadrato. Vabbè. Allora, lasciamo scritto così. Norma di V al quadrato, poi qua mi viene meno 2 V scalare W, per V scalare W viene V scalare W al quadrato fratto W scalare W, poi viene più V scalare W al quadrato fratto, allora qua mi viene W scala W al quadrato, ma qua c'è un W scala W, si semplifica 1 e mi rimane W scala W. E quindi mi viene norma di V al quadrato meno, meno 2 più 1 fa meno 1. Questi sono, a parte il coefficiente davanti, sono uguali, sono termini omogenei. Quindi posso scrivere meno V scala W al quadrato fratto la norma di W al quadrato. Da cui, lo finisco qua,
da cui V scalare W al quadrato fratto norma W al quadrato è minore o uguale alla norma di V al quadrato. V scalare W al quadrato è minore o uguale alla norma di V al quadrato per la norma di W al quadrato che la tesi. Adesso lo rimetto giù così si vede. Allora, cosa ho fatto? Tutto questo era più grande di 0. Tutta sta roba qua com'è? È più grande di 0. Allora prendo questo pezzo qua, questo col meno, lo porto a sinistra. Quindi questo è più piccolo di questo. Poi moltiplico per norma W al quadrato, che è un numero positivo e quindi la disuguaglianza non cambia. E poi, per ottenere la tesi, l'ultimo passaggio che rimane da fare, bisogna estrarre la radice quadrata. Ma quando estraggo la radice quadrata, sia quadro è minore o uguale di b quadro, anche a è minore o uguale di b, posto che a e b siano positivi. Ma a e b sono positivi, quindi sono positivi. Quindi ottengo questa disuguaglianza. Ok. Questa è una disuguaglianza piuttosto importante. Andiamo a vedere degli esempi di questa disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Allora, supponiamo, siamo in R3, allora abbiamo V che è il vettore 1, 3, 2 e W che è il vettore 2, 1, 3. Allora, quanto fa la norma di V? Fa la radice quadrata di 1 più 9 più 4, che fa la radice quadrata di 14. La norma di W? Pure lei. Allora, il prodotto norma V per norma W, quanto fa? A 14. Allora, questi, il prodotto scalare di questi due vettori quanto può fare? Deve essere compreso tra più 14 e meno 14. In realtà, essendo tutti e due positivi, chiaramente è maggiore o uguale di 0, però non può superare 14. Infatti, andiamo a fare il prodotto scalare, quanto fa? Fa 2 più 3 più 6, fa 12. E se metto 3, 1, 2? Se metto 3, 1, 2? Quanto viene? 13. Vedete, già arriva mai a 14. C'è solo un caso in cui arriva a 14. Quando? In realtà sono uguali, non mi piace perché li abbiamo presi della stessa lunghezza. Prendiamo questo, prendiamo il doppio invece di una lunghezza doppia. Invece di fare 3, 1, 2 faccio 6, 2, 4. In questo caso quanto mi viene questa qui? Radice di 56, cioè 2 volte la radice di 14. Quindi la norma V per la norma W quanto fa? 28.
Adesso questo qua invece quanto fa? 12 più 2 più 12 fa 26. Vedi, da 28 non ci arrivi. Allora, quando è che questo arriva a 28? Quando sono proporzionale. Dice, ma se metto proporzionale anche questo è proporzionale. Beh, in questo caso farà meno 28, che però quando passate in moto è sempre 28 qua. Quindi sono proporzionali ma di segno diverso opposto. Infatti quando andate a fare l'angolo, se fate l'angolo di questi due vettori qua, vi viene l'arco coseno di meno 1 che fa pi greco, perché i due vettori sono proporzionali ma puntano in direzioni opposte, e allora l'angolo viene 180 gradi. Però se invece sono proporzionali e puntano dalla stessa parte, allora formano un angolo nullo, e in quel caso la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, e solo in quel caso, diventa un'uguaglianza. Solo in quel caso là. Appena l'angolo è positivo, appena i vettori non sono proporzionali, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz è una disuguaglianza, anche perché appunto l'arco coseno deve essere di un numero strettamente compreso da meno 1, quindi non può essere, non ci può stare uguaglianza. Ok, andiamo a vedere la funzione e alla x tra meno 1 e 1, ma qua vale 1, qua vale e, qua vale 1 su e, ok? Allora qua abbiamo la funzione f di x uguale e alla x per x compreso tra meno 1 e 1. Allora prendiamo queste due funzioni. Allora, v con 1 di x uguale 1, v con 2 di x uguale x. Queste sono due funzioni. Se andiamo a fare l'integrale tra meno 1 e 1 di v con 1 di x per v con 2 di x, il dx viene 0, cioè v con 1 è ortogonale a v con 2. Questo, se vi ricordate, è quello che abbiamo detto prima. Allora, cosa voglio fare? Voglio fare la proiezione lungo v con 1 di f. Chi è questo? Devo fare l'integrale tra meno 1 e 1 di e alla x per 1 in dx fratto l'integrale tra meno 1 e 1 di 1 in dx. Allora, questo integrale quanto fa? Chi è la prima di e alla x? E alla x. Quindi questo fa e meno 1 su e mezzi. Chi è questo qua? Il seno iperbolico di 1. Questo è il seno iperbolico di 1. Quindi questo qua chi è? È seno iperbolico
di 1 per la funzione 1, è una funzione costante, ricordate? V scalare W doppio fratto W doppio scalare W doppio per W doppio, W doppio è 1 e quindi questa è la funzione costante. Andiamo a fare l'altra proiezione. Andiamo a fare l'altra proiezione. Stavolta cosa devo fare? Per calcolare il coefficiente devo andare a fare l'integrale tra meno 1 e 1 di x per e alla x in dx fratto l'integrale tra meno 1 e 1 di x quadro in dx. Questo è x scalare e alla x e questo è x scalare x. Allora, facciamoli questi due integrali, integrale tra meno 1 e 1 di x quadro in dx. Quanto fa? La funzione è pari, quindi fa due volte l'integrale tra 0 e 1 di x quadro in dx. Ma l'integrale di x tra 0 e l'integrale di x quadro fa x cubo terzi, tra 0 e 1 fa un terzo. 2 per un terzo fa 2 terzi. Invece l'integrale di x per e alla x in dx, faccio prima quello indefinito, come si fa? Si fa x per e alla x, integro e alla x, meno l'integrale di e alla x in dx. Devo fare l'integrale di e alla x per la derivata di x per favore. Quindi mi viene x e alla x meno e alla x più una costante. Lo devo valutare tra meno 1 e 1. Quindi lo scrivo qua sotto, integrale tra meno 1 e 1 di x e alla x di x è uguale, quando valuto in 1 mi viene e alla x meno e alla x che fa 0, quando lo valuto in meno 1 viene meno 1 su e, meno 1 su e viene meno 2, col meno davanti più 2. Con meno davanti perché devo fare la valutazione in meno 1, ci devo mettere in meno davanti. Che devo fare meno 1 per e alla meno 1, quindi viene meno 1 su e, meno e alla meno 1, meno un altro 1 su e, viene meno 2 su e, con meno davanti diventa più 2 su e. Quindi questo altro non è che 2 su e fratto 2 terzi, quindi qua viene 1, anzi 3 fratto e. Quindi questo qua viene 3 fratto e per x. Ok? Allora, che significa? Significa che adesso se io faccio la somma di queste due proiezioni, quindi faccio seno iperbolico di 1 più 3 su e di x, questa qua la chiamo g di x, andiamo a vedere alcuni valori di questa funzione qua, non voglio cancellare i calcoli perché se ho sbagliato qualcosa devo tornare indietro.
vediamo un po'. G di meno 1 quanto fa? Fa E meno 1 su E mezzi meno 3 su E, quindi viene E meno 7 su E mezzi. Ora vediamo un po'. Dovrebbe essere comunque positivo, di poco ma positivo. Voglio vedere con la calcolatrice. Viene quasi molto vicino a 0, 0,07. Poi se andiamo a prendere il il valore in 0, mi viene il seno iperbolico di 1 che è 1,17, quindi è passato al di sopra di 1, da 0,07 va a 1,17. E se andiamo a prendere il valore in 1, devo fare seno iperbolico di 1 più 3 su E. Allora faccio 3 diviso E. Che fa 1,10. Quindi viene 2,27. Questa qua. Allora viene una funzione fatta così. Non dovrei aver fatto errori, perché qualitativamente viene più o meno come doveva venire. Allora, chi è questa? Questa è l'equazione di una retta, il grafico di una retta, cioè ovviamente su un intervallo e un segmento, non è tutta la retta. Ora, chi è questa retta tra tutte quante le rette possibili? Allora, qual è minima? Questa è la retta tale che la norma di f meno a più bx è minima. Oh, questo poi lo capiamo la prossima, lo capiamo domani. Cioè, questo che vuol dire? Vuol dire l'integrale tra meno 1 e 1 di f meno a più dx tutto quanto al quadrato in dx. Cioè, si dice è la retta che interpola meglio la mia funzione su quell'intervallo nel senso dei minimi quadrati. Che significa? Significa, faccio una figura da qualche altra parte. Prendete una funzione che fa così e prendete, supponete di volerla interpolare con una retta, prima con una retta orizzontale. Allora è chiaro che se voi volete l'errore da una parte sola, la retta la posso alzare fino a qua. Però se io la vado a fare la differenza, vado a fare l'integrale della differenza, mi viene grande. Se invece prendo questa retta qua, le differenze stavolta, una volta la funzione va di sopra, una volta va di sotto,
le differenze sono queste qua. Allora uno dice, vabbè, ma a un certo punto per il teorema della media l'integrale della differenza è zero. Lo ricordate il teorema della media integrale? Lo so, perché quelle là le differenze andavano integrate con il segno. Se però le differenze le integriamo senza segno, le integriamo in valore assoluto, cioè facciamo la somma di queste aree, questa somma non può scendere sotto, che ne so, quando alza ancora un po' la retta scende ancora un po', poi però quando arrivo da questa parte è di nuovo continua ad aumentare, cioè ci sarà una retta che corrisponde esattamente alla media della funzione, che è quella che minimizza la somma delle aree. Ok? In realtà però per togliere il segno noi facciamo, minimizziamo la somma delle aree del quadrato della differenza. Se facciamo con i quadrati, quella che viene, quando io ci tolgo la costante viene esattamente uguale alla media della funzione. Adesso però, se io lo facevo con e alla x, mi veniva la media di e alla x, cioè il segno iperbolico di 1, cioè mi veniva questa funzione costante qua. Allora vedete, l'errore che faccio è tanto, perché devo fare la differenza, mi viene questa differenza qua, potrei fare il quadrato e devo integrare. Allora cosa faccio? Se io invece aggiungo alla mia funzione, vabbè, faccio diventare proiezione sullo spazio generato da V1 e V2 di F, cioè invece di usare una funzione ne uso due, che erano già ortogonali, però se vi ricordate le due funzioni erano ortogonali. Allora cosa posso fare? Posso proiettare sulla prima, proiettare sulla seconda e poi fare la somma. Questo equivale, lo vedremo domani, a proiettare sullo spazio generato da queste due. Ok? Allora cosa ottengo? Vedete che ottengo, invece di ottenere un'approssimazione grossolana, ottengo un'approssimazione molto migliore. Però faccio sempre un errore. Perché faccio un errore? Perché la mia funzione non è una retta, quindi non la posso ottenere come combinazione lineare di una costante di x. Però tra tutte le rette possibili, quale ho ottenuto? Quella che sull'intervallo considerato si avvicina di più al grafico della mia funzione. In che senso si avvicina di più? Si avvicina di più nel senso che quando faccio la differenza, quando faccio il quadrato della differenza e quando faccio a fare l'integrale mi viene minimo. Lo ricordate? Quando faccio la proiezione cos'è minima? La norma della differenza. Al variare di che? Di A, vabbè, quando c'è un parametro solo al variare di lambda, quando sono due parametri al variare di A e B, perché le funzioni su cui sto proiettando sono. E quindi tra tutte le rette minimizzo questo integrale qua. Che significa che è la retta, si vede anche a occhio quando lo fate, che è più vicina in qualche modo, che si avvicina di più al grafico della mia funzione. Cioè significa che se tu, questo si fa per esempio quando noi vogliamo interpolare tanti dati, una nuova di dati, per esempio, che ne so, qua ci sta la quantità di olio d'oliva consumata, qua ci sta quanti anni campa, allora si vede che più olio d'oliva consumano più campano. Ok? Per dire. E però ovviamente la corrispondenza non è perfetta, perché noi abbiamo migliaia di dati e una funzione dovesse passare per tutti quei dati dovrebbe oscillare a seconda dei paesi. Però noi in quel caso andremo a prendere, ipotizzando una correlazione di tipo lineare, andremo a prendere una la retta che più si avvicina a tutti quei dati. Questo è un altro caso, noi già abbiamo il grafico di una funzione, dobbiamo prendere il grafico della retta che più si avvicina al grafico della funzione. In che senso? Nel senso della proiezione. Questo concetto lo svilupperemo parecchio, ok? Vabbè, per oggi fatemi controllare un orario, ma credo che sia abbastanza. Sì, ho sforato.